Bella raga, oggi vi porto con me e i ragazzi del CAI di Saronno a vivere la loro prima esperienza su ghiacciaio. Per l'occasione siamo andati a fare la via normale al Cevedale, via che ho già salito un milione di volte, che vi ho portato forse una volta un video quando l'ho sciata, però adesso magari ve la porto in veste estiva. Prima di proseguire con la descrizione della giornata, io come sempre invito a iscrivervi al canale, attivare la campanella, nonché seguirmi sui miei canali social, farmi delle domande, rimanere sempre aggiornati su quello che faccio, non lo so, farvi i cazzi miei, ogni tanto pubblico le storie che vado a bere, può essere divertente, e nulla. Invito inoltre come sempre a fare un giro sul sito di DF Sport Specialist, ricordandovi che con questo codice qui avete diritto a un 10% di sconto extra, quindi pensateci voi. Se siete interessati invece anche a queste altre iniziative, vi invito a informarvi sulla pagina Instagram del gruppo Ignores del CAI di Saronno per volendo anche partecipare a iniziative come queste. Veniamo a noi, vi lascio giusto due immagini di sabato, che se per molti è stata la giornata di avvicinamento dal parcheggio dei forni al rifugio Pizzini, per me fra Claude e Jenny invece è stata una giornata arrampicata, nel senso che già che passavamo di lì siamo andati alla bastionata sotto il rifugio Branca a fare argento vivo per loro e oro puro per noi. Salve. Buongiorno. Mandare là, bella raga. A Cadini, San Matteo, il Bio. Vie abbastanza facili, ben chiodate, su una roccia stranissima perché è decisamente liscia. Però vabbè, ci stanno per occupare una mezza giornata. Si raggiunge attacco in 40 minuti e si scende col sentiero. Spingi, fai un bel pistol. Ok, adesso ti sposti leggermente di là. Hai smontato la sosta, vero? Continuare, ma mi sembrava brutto non firmare il libro di vetta. Prana è proprio spagnola. Non lo so. Sì, te lo dico io. Sai dove l'ho preso? Lo dico io. Negli oggetti smarriti. Da qui poi abbiamo preso tutta la traversata verso la Malga Forni e risalita tutta la Valcedec per arrivare al rifugio Pizzini assieme agli altri. Dal rifugio Pizzini la sveglia è stata molto presto, dato che faceva caldo e come sempre ormai negli ultimi anni il problema in quota è il rigelo che viene a mancare. Non si vede un cazzo, partenza alla volta di là. Rifugio Pizzini. Andiamo verso il buio, vero? Andiamo al buio noi. Al buio. Cevedale. To my face. Allora, partiti alle 4:30. E anche se non si vede, di lì abbiamo il Gran Zebrù.
oggi saliamo fino in Casati, da Casati, che c'è il Cividale, il Cividale. Abbiamo iniziato la lunga salita e estenuante verso il rifugio Casati. Iscrivetevi al canale. Arrivati alla teleferica sopra i Pizzini. Adesso inizia lo strazzo fino al Casati. Cividale, San Matteo, José Gupe, Doranzini, Tresero. Bella raga. Lenze Bru, uomo straziato. Con quello strazio di sentiero che in circa un'oretta e mezza ci porta al rifugio Casati. Da... L'occhio da youtuber che copia. Ragazzi, salutate YouTube. Parlo con quelli dietro. Ah, ciao! Quasi arrivati, incasati. Poi. Arrivati incasati, bagai. Lenze Bru bellissimo come sempre. Belli. Qui ci si può finalmente legare e salire sul buon ghiacciaio del Cividale. Oh ragazzi, regola importante: la corda la devo portare a casa che rimane asciutta. Questa non è dry, quindi voglio vederla sollevata. La via normale non presenta nessun tipo di particolare difficoltà. Si risale questo ghiacciaio con un paio di punti un pochettino più ripidi, ma nulla di che, assolutamente. Semplicemente bisogna avere gamba e fiato. Mostruosa. Buongiorno. Di qualcosa in camera. Buongiorno. C'è un po' di coda qua. Minchia, veramente troppa gente. E poi l'ultimo strappo. Scendo di qua, vediamo anche l'Ortles. Cordatone. Ah, è duro bagai. Dai che siete giovani. Oi! Tutta la cresta! Si chiama attraversata dello Zufal Spitze! Che sarebbe come dire Cividale in lingua Einzwei Polizei. Fino ad arrivare sotto quella che è appunto un po' più ripido, dove si attraversa la terminale, che noi abbiamo trovato in condizioni ottime. Non penso di essere mai passato sopra un ponte così bello in vita mia. Però vabbè, non vi so dire in questo momento com'è, come sono le condizioni, però è una cosa data molto dal momento in cui abbiamo registrato questo video. Fado, vai, dammi corda, dammi. Dammi, 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 dammi. Dammi ancora. Ok, buono. Vado dritto. Tesa bene la corda anche tra voi due. A posto. Che era buona. A questo punto poi si fa un vedi ultimo strappo, fare il telefono, la GoPro e fare foto e video, e si affronta vedi l'ultimo tratto di cresta per passare sotto a quella che è la baracca. Bravo. Della prima guerra mondiale e finalmente in cima al Cividale. Conviene scavalcare perché poi di là la corda è scritta. Ultimo sforzo. Ciao.
Questa è la baracca della prima guerra mondiale. Ed è penso che venivano qui a fare le guardie. Pensa a te. Vuoi arragliare per salire? Erano anche più pischelli di voi, e beh no, di voi la vedo dura. E qualcuno sì però. Quelli che venivano qua erano più pischelli di voi, 18 anni. Vieni qua, stronzo. Bella, bravi, bravi. Non avete neanche fatto bestemmiare più di troppo. Più di troppo. È giusto. Si fa poi la discesa per lo stesso itinerario, cercando anche di tarellare un po', visto che fa caldo e la neve diventa schifosa, si sfonda e magari si apre qualche crepo. Quindi occhio. Sì, Sandro, non vale portare i canaponi indecenti per scroccare birre, però, Compra le Golden Dry nuove e fatti ramponare quelle. Bravi raga! Abbraccione, che mangio! Bravi. Allez, bravi. Che dire, è una salita che, seppur facile, dà sempre grandi soddisfazioni, anche perché si svolge in un ambiente bellissimo, in una valle di cui io sono anche particolarmente innamorato, e vissuto in quest'ottica accompagnando dei ragazzi che stanno scoprendo adesso questa passione ha sempre un che di molto fascinoso, e quindi devo dire che è un'esperienza che vorrei augurare a molti di poter vivere. Anche per oggi è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, se così è stato lasciate un bel like, condividetelo con i vostri amici, vivete anche voi esperienze di questo tipo, perché alla fine è quello che ci rimane della montagna. Foto non andremo più a vederle, una cima è semplicemente una tacchetta in più sul curriculum per quanto mi riguarda, ma quello che conta è ciò che si vive durante un'escursione, un'ascensione, una via alpina. Questo secondo me vale più di tutto. E nulla, noi ci vediamo alla prossima. Bella raga!